that it feels right. Ciao ragazzuoli, bentornati sul canale. Oggi iniziamo una nuova serie, Fallout 76. È un gioco completamente online, ma questo poi lo vedremo dopo, lo gireremo, lo spoilereremo insieme dopo. È un gioco da me che non è sconosciuto. Io iniziai a giocare appunto questi titoli di Bethesda ai tempi di Fallout 3. Iniziai con Fallout 3, per poi con New Vegas e Fallout 4, e poi uscì Fallout 76, che inizialmente non ero molto contento di questo titolo, perché non ero molto comunque positivo, cioè ero tra quelle persone che non apprezzava il fatto che si trasformò in una campagna unicamente online. Però comunque Fallout per me è sempre stato un gran titolone. Allora dai, possiamo iniziare. Eccoci qua. La guerra non cambia mai. Nel 1776, questa grande nazione decise che il conflitto era l'unico modo per proteggere il diritto alla vita, la libertà e la ricerca della felicità. Se solo i padri fondatori ci vedessero ora. Da Antietam ad Amiens, da Okinawa ad Anchorage, abbiamo lottato. E ora la minaccia rossa è alle porte. La democrazia stessa rischia il collasso totale. Le armature atomiche. Ecco perché oggi, 4 luglio 2076, a 300 anni dalla nascita della nostra grande nazione, celebriamo il completamento del Vault 76. Questo enorme rifugio sotterraneo è stato progettato dalla Voltec, ma lo avete costruito voi, rispettabili americani, per far sì che se le bombe dovessero annientare ogni cosa, il nostro modo di vivere perduri. Ma non tutti si salveranno. Solo i migliori della nostra nazione potranno entrare in questo vault. Poiché quando la guerra sarà finita e la polvere radioattiva si sarà posata, sarà ora di ricostruire. Non solo i muri, non solo gli edifici, ma i cuori, le menti. E infine, l'America stessa. Mentre siamo qui, preghiamo che il mondo conosca la pace. Ma se il nostro destino fosse una guerra inevitabile, sappiamo che insieme, qui nel Vault 76, il futuro inizia ora. Fighissimo. Buongiorno, Vault 76. Buongiorno. Sono il soprintendente. Spero che la festa di ieri vi sia piaciuta, anche a chi ha un po' esagerato e a chi si è svegliato a fatica. Allora, muovere la testa, ok, apri e modificare i tratti del volto. Siamo segregati da troppo tempo. Allora, riusciamo. Questo è il sesso, ovviamente, per cambiare. No, beh, ovviamente, come da tradizione, ragazzi, noi scegliamo la donna. Però, cambia? Sì, cambia. Vediamo un attimo il volto. Un volto un po' alternativo. Questo mi piace. Arrivo al Vault 76. Provenite da ogni genere di esperienza, razza, colore e ceto sociale. Beh, diciamo così, corpo magro e muscoloso. Allora, siete il meglio che questo paese ha da offrire. Chiamiamo il personaggio. Come lo possiamo chiamare il personaggio? Chiamiamola Adamina. Adamina, mi piace Adamina. Ci sta, dai. Adamina. Adamina livello 1. Cos'è questa roba? Scatta una foto. Ah, ok, va bene, va bene. Espressione: impaurito, divertito. Posa: bold boy. Mani sui fianchi, in ginocchio. No, così. Mani sui fianchi, così è proprio. Convinta.
Olè, fatto. Ok, quindi premendo con Y. Molto bene. Ok, questa è la modalità foto. Allora, dai, iniziamo ad esplorare. Ovviamente, ragazzi, il Vault 76 è antecedente ai Vault che noi conosciamo in Fallout 4, perché si tratta di un ritorno indietro con i tempi, nel senso, torniamo indietro con la storia. Allora. Vediamo cosa possiamo recuperare qua. Non possiamo recuperare ancora niente. Suona, cosa possiamo suonare? Possiamo suonare così? C'è una combinazione di tasti. Suonare gli strumenti ti aiuta a rilassarti. Suona a sufficienza e otterrai un effetto bonus. Però Adamina se la cava con la chitarra, eh? Vabbè, però non in questo caso, evitiamo. Prendi il P-Boy. Andiamo a prendere il P-Boy. Dov'è? Mazza che però che casetta, Adamino. Olè. Giornata della rigenerazione. Allora, vediamo un attimo di spiegare cosa c'è in giro. Cosa si può fare? Qui c'è il cesso. Interagisci? Quella là, addirittura. Bello. Ok. Bello, mi piace, tutto molto realistico. Qua c'è qualcosa da recuperare, non penso che possiamo recuperare qualcosa in questa stanza, a meno che... Vabbè dai, usciamo allora, dai. Qua? Televisore USA, va bene, adesso evitiamo. Ok, dai, usciamo. Ovviamente ragazzi stiamo giocando da Xbox Series X, lo dico perché magari... Oh, perché magari mi chiudono la porta in faccia. Allora. Di ricostruire l'America. Abbandona il Vault 76. Ma questo è un Bella campo da calcio. responsabilità, vero? Ma bellissimo, posso tirare? Sappiate che la Volta è che è fiera di voi. Io sono fiera di voi. Ok. Mentre ascoltate queste parole, io sono già partita da diverse ore. Salve. Ho la mia missione da compiere qui nella Ok, quindi Patagonia. ci indica di qua. Salve. Salve. La tua giornata della rigenerazione. Scommetto che non vedi l'ora di uscire e di dare un'occhiata al mondo. Esattamente. Eccellente. Avventure e opportunità ti attendono, signore. I chioschi hanno informazioni preziose che ti aiuteranno a cavartela. Meglio sbrigarsi. Va bene. Beh, ovviamente non stiamo qui a fare la polvere, ovvio che vogliamo uscire da qui. Allora, stay hydrated. Nuovo giorno, nuova Radix. opportunità di lasciare il Vault E acqua 76. purificata. Che ne dici? Consumare, abbiamo di riempire la barra della sete. Per il Big Boy, vabbè, ok, ho capito. La Ciao, Florida Worty! è ricca di fauna. Buona caccia. Grazie. Siamo avanti. Ah, oh, qua ho scoperto anche come si corre. Che mi dici tu, Ricorda, Cavendish? assumi Radix per scongiurare l'avvelenamento da radiazioni e Radeway per curarlo. Ok, 5 steampack e Radix. O era Radaway. Vabbè, poi vedremo dopo. Niente comodità Scorte per la lavorative, signore. creazione. Te le conferisci. Ecco, questa è una novità rispetto a Fallout 4 perché... Boh, oddio, Fallout 4 comunque tu potevi creare la tua zona, quelle case, con i metalli. Ed era una figata, infatti ci passavo le So che qui si sta bene, ma dovrai abituarti a una nuova vita senza corrente né un tetto sulla testa. Va bene. Scopri la missione del suo pretendente. Va bene. Cos'è sto coso? Ricorda che non Cappello devi da sempre festa. fare tutto in autonomia. Raduna i vecchi amici o trovane di nuovi. Ah, beh, sì, giustamente qua è la presentazione, insomma, lo stand, chiamiamolo così, dalla parte online, quindi, dalla parte della campagna online. Crowley, cosa mi dici, Crowley? Ricostruire l'America? Che responsabilità. Per fortuna io resto qui.
ma vedrai che anche il tuo camp ti faciliterà le cose. Ecco il camp, prendi. Camping made easy. Ok, questa è una cosa che dovremmo vedere. Avanziamo di qua. Salve, messo. Tu cosa mi dici? Pull. Alcuni li chiamano incarichi. A me piace definirli talenti. Ah, ok, sì. Ah, ok, carte talento, prendi. Occhiali con mutatura nera. Ci sta. E la penna. Allora, special. What makes you? Il carisma è la tua abilità di coinvolgere il prossimo, permettendo di coinvolgere talenti di valore più alto e influenza il tenore delle ricompense delle missioni di gruppo e i prezzi delle trattative. Molto bene. Quindi possiamo scegliere una carta e penso che vada a potenziare queste serie di categorie. Quindi è fortuna, agilità, intelligenza, carisma, resistenza, percezione e forza. Carisma forse è una delle più importanti, quindi mi sceglierei carisma. New, fonte di ispirazione. Quando sei in squadra ottieni 5. Ah, ok, però è una cosa che non aiuta. Intelligenza invece di snipper ripristino al più di 15% di salute, non male. Agilità e puntazione si rigenerano più velocemente del 15%. Anche questa non è male. Proprietario contribuisce a trovare sostanze extra per il primo soccorso nel contenitore di medici. Sono tutte interessanti. Subisce il 30% meno di reazioni da cibi e bevande. Forse questo è il più interessante, visto che comunque adesso non abbiamo nulla. Comunque sì, dobbiamo mangiare quello che abbiamo in giro. Non troveremo subito cibo, non potremo nemmeno craftarlo, insomma. Lo swab permette ora di minerare gli altri guadagni, precisione e danni per colpo. No, questo va bene, questo va a aumentare. Dai, mi riesco la mano. No, niente, ragazzi, dai, andiamo a usare allora ad accettare questa carta. Questa carta abilità. Quindi, ok, va bene, poi si può potenziare la carta a un massimo di 3 stelle, in massimo alle stelle. In base alle stelle che si scelgono, la carta aumenta il valore, quindi aumenta l'effetto. Quindi 30%, 60% e non subisce la reazione di cibo e bevande. Ok. Accettiamo. Poi immagino che con i doppioni si possa potenziare la carta, ora poi non so. Ok, va bene. Possiamo continuare. A livello 2, ok. Ah, finito? Ok, si esce? Usciamo? Però, attenzione, qua dice... Il puntino me lo dà da un'altra parte. Aspettate un attimo. È strano che mi faccia uscire così. Perché c'è un puntino ancora dentro. Ah, è qua? Ah, ok, vedi? Infatti mi stavo confondendo con il robot qua, Merryman, invece no. Terminale soprintendente. Benvenuto alla Rock of Industries. Rapporto Voltec. Vabbè, raga, sapete benissimo che io non sto qua a leggere varie, però comunque potete mettere in pausa e leggere tranquillamente voi, a modo vostro. Parametri del Vol 76... Nulla. Comunque noi apriamo tutto, perché comunque all'interno ci si può trovare comunque una missione o addirittura componenti o e tante altre cose in questi file sul computer, perché mi ricordo in Fallout 4 che c'erano addirittura le missioni segrete che potevi trovare appunto in questi computer. È arrivata la giornata della rigenerazione. Abbiamo fatto il ok, la sopravvivenza è prima di tutto. Come decisione abbiamo preparato i pacchetti di sopravvivenza, consigliato a tutti di correre più in fretta e più lontano possibile non appena il 76 si aprirà. Ok. Rapporto annuale. Ok. E file eliminati, nessun file trovato. Tutto bene. Ah, aspetta un attimo però. Documenti archiviati non abbiamo guardato. Nulla. Nulla, rapporto annuale 2100, se forse questo l'avevamo visto. Riproduce un nastro. Registro del soprintendente, o forse dovrei dire comunicazione diretta, perché chiunque sia all'ascolto ha avuto il coraggio di venirmi a cercare. Ma mi fa piacere che tu l'abbia fatto.
Ah, però non me lo fa. No, come si fa ad accedere? Ah, ok, con B. No, volevo più che altro oggetti, dati. Lunastri. Ok, l'ho trovato. Registro del soprintendente, o forse dovrei dire comunicazione diretta, perché chiunque sia all'ascolto ha avuto il coraggio di venirmi a cercare. Ma mi fa piacere che tu l'abbia fatto. Mi serve il tuo aiuto. Mi è stato affidato un incarico e, contro il regolamento, ti dirò di che si tratta. Perché se c'è Salve. una cosa che ho imparato in questi anni, è che dobbiamo sostenerci a vicenda. In Appalachia esistevano tre silo nucleari attivi prima che arrivassero le bombe. Hanno distrutto il mondo. Non deve più accadere. Perciò Spero che dobbiamo trovare sentiate. e rendere sicuri i silo, costi quel che costi, sperando che il prezzo non sia troppo alto. Basta. Sono passati 25 anni. Non so cosa troveremo là fuori e nemmeno da che parte cominciare. La mia direttiva era di raggiungere l'insediamento più vicino e valutare la situazione. Allestirò un camp il prima Papai! possibile. Ci vediamo là. Aloha! Ciao! Ci vediamo là, Alderton. Arrivederci! Au revoir! Auf Wiedersehen! Vaya con Dios! Vada con Buen viaje! Dios. Usciamo allora. Adamina, a livello 1. Dobbiamo avanzare di livello, siamo passati a livello 2, mi sono dimenticato. Ok, siamo fuori. Siamo completamente fuori. Che bello però, raga, eh. Figo, figo. Allora, raga, prima di tutto, allora, dobbiamo avanzare di livello. Talenti. La giornata della rigenerazione. No, grado forse. Allora, no, come si faceva? Cosa fa sto scemo? Cominciamo ad esplorare un po' in giro, vediamo cosa troviamo, perché adesso qua possiamo cominciare a raccattare di tutto e di più. Salve Pennington! Manifestato comportamenti disdicevoli. Forse potresti parlarci, valutare le loro intenzioni. E dirgli cosa stiamo facendo con quei due tipi? Sembra che pensi stiano tramando qualcosa. Cos'è capitato qui? Hai visto il soprintendente? Sì, ma è passato molto tempo. Era una donna piena di risorse. Sono sicuro che sta bene. Molto tempo quanto? Vabbè, sembra che se ne siano. Che pensi che stiano tramando qualcosa? Ho Parlando delle. presidiato l'area per così tanto tempo che ho imparato una cosa. All'esterno del Vault, le persone non sempre hanno le migliori intenzioni. Mi duole dirlo, ma è la triste verità. Hai idea di cosa stiano facendo quelle due qui? Ah, ok. Sto andando Sembrano in nutrire scandescenza. uno spiccato interesse per l'accesso al Vault. Una di loro sembrava turbata quando le ho detto che sarebbe stato impossibile, ma non sono certo che mi abbia creduto. Ok, va bene, dai, Fai andiamo allora. Faccio attenzione. attenzione, Pennington. Tanto vedete che ci sono altri giocatori online, ovviamente. Dai, elevati a Derox. Lasei è Isela. Ehi, calma. Non sono una minaccia. Avrei No, solo qualche domanda. Provieni da quel vault, giusto? giusto? Pensavo fosse vuoto, ma la porta è ancora aperta. Ah sì? La porta è ben chiusa, non può entrare nessuno, probabilmente è vuoto, dubito vi sia rimasto qualcuno. Vabbè, perché ti interessa il Vault 76? Dobbiamo trovare il modo di entrare in quel vault. E abbiamo avuto una dritta al Wayward. Conosci?
il nuovo locale lungo la strada. Dunque, questo tizio ci ha detto... Dopo aver ricevuto i nostri ultimi tappi. E diceva che dentro quel vault... Beh, è lì dentro che si trova l'enorme cosa. La nostra ultima possibilità di voltare pagina. Ma di cosa stai parlando, infatti? Oh, certo, l'enorme cosa è là dentro, certo. L'abbiamo intrappolata, ma ci ho quasi rimesso la vita. Ecco, no. Di cosa stiamo parlando? Che ha attirato tutti qui, del tesoro. C'è un tesoro qui? Credo che diamo tante informazioni sbagliate. Oh, il tesoro! Perché non l'hai detto prima? Sei nel posto giusto. Credo che abbia... Però, boh, non so, magari chiediamo, forse c'è un tesoro. Sì, così almeno dicevano alla radio. Ma scusa, tu dovresti saperlo, no? Te l'avevo detto, Lacey. Era una truffa. Ma quelli erano i nostri ultimi tappi. No, qualcuno deve pur sapere qualcosa. Ci fermeremo solo quando l'avremo trovato. Magnifico. Grazie per le risposte, credo. Restituire il favore mi pare il minimo. A voi? Possiamo aiutarti con altro? Vediamo. Non è per caso enorme da pestarmi? Sì, questo sarebbe molto comodo. Che altro sai, dimmi di questo tesoro? Cosa puoi dirmi di questa zona? Cos'è il mondo fuori? È per caso visto un altro abitante del volto, tipo un soprintendente? Ecco, chiediamo del soprintendente. Se l'avessimo incontrata, ce ne saremmo accorti. Mi spiace. Prova a chiedere al Wayward. Si sono organizzati in modo che tutti ci passino prima o poi. Ok, quindi chiederemo a lui. Non è che è un'arma da prestarmi? No. Ti hanno mandato qui senza armi. No. Praticamente una condanna a morte. Ecco, tieni. Macete? Vabbè, no, meglio di niente. Cosa puoi dirmi di questa zona? Cos'è il mondo fuori? Sarà meglio che vada. Fai attenzione. Andiamo, andiamo. Deve esserci un modo per entrare. Ok, quindi possiamo adesso... Aspetta, un abitante del vault. Oggetti. Armi. Eccolo qua. Macete. Olè. Cos'è un robottino qua? Salve robottino. Oh. Guarda. Muorici. Vieni qua. Tu, il tuo amico. Vieni qua. Questo macete recuperato. Rettami d'acciaio. Prendi. Prendiamo tutto. Prendiamo tutto. Frutto mutato selvatico. Anche questo lo recuperiamo. E c'era un altro cadavere di robot qua. Dov'è? Eccolo qua. Vediamo se anche in questo c'è qualcosa da recuperare. No, nulla. Vabbè, dai, allora continuiamo. Dobbiamo raggiungere il Wayward. Andiamo nel Wayward allora. Oh mamma, cos'è quel coso? Questo cos'è? Fiore della fuliggine. Sì? Salve! C'è l'arma radioattiva? No, guarda, evitiamo. Ho solo un macete, quindi non è che abbia tutte queste armi. Quindi magari evitiamo. Che dici? Allora. Devo aumentare di più la resistenza perché fa una corsetta di 4 passi e poi si stanca. Va bene. Che posti però, là, guardate che bello lì. Mi piacciono questi posti qui strani. Vorrei esplorare, guarda, ogni piccolo punto che esiste di questa mappa, perché è davvero bello. Cos'è sto coso? Cosa sono quei cosi qua? Rane. No vabbè, in Fallout 4 non c'erano ste rane. È vero che fammi... No, io non volevo recuperare l'acqua sporca. Volevo recuperare piromiceto. Non so cosa sia. Uovo di rana. Minerale di uranio. Cavolo, l'uranio di solito è prezioso, eh. Uovo di rana. Magari possono servire a qualcosa.
e minerali di uranio. Invece cosa troviamo? Tappo, chiave regolabile, martello a punta tonda. Molto bene, molto bene. Qui c'è qualcosa che possiamo recuperare? No, non possiamo recuperare nulla. Vabbè, continuiamo la ricerca. Esamina il cadavere presso il capanno isolato. Va bene. Sì, messo. Ehi là, sarà mica il soprintendente, no? Chiave della cassaforte di Reuben. Elenco. Distrarlo, conservare il resto delle provviste, saltare nell'altra cassa, pregare di sopravvivere e trovare qualcuno del Vol 76, uccidere Zax. Quello non è segnato. Elenco. Va bene, ok. Materiale di costruzione per i figli. Servono più materiali per continuare a costruire il rifugio. Ok, beh, evidentemente non hanno finito. Quindi munizioni. Oh, attenzione! Munizioni 308, fucile da caccia e denaro prebellico. Il denaro prebellico, ragazzi, sono le banconote. Ovviamente qui è prebellico perché si parla del futuro, quindi che non c'è più, non si utilizza più il denaro, ma si utilizza il baratto, quindi lo scambio equo. Quindi porcina, birra chiara. Chissà come sarà buona questa birra chiara. Qui abbiamo qualcosa, sì, nastro americano e pinze. Molto bene. Scopri cosa apre la chiave. Non era nella cassaforte. Oh, questo cos'è? Piedino di scoiattolo, questo lo prendiamo. Pelle di volpe, la prendiamo. Ah, attenzione, guarda. Banco da lavoro per armi, crea. Armi artigianali, armi. Ah, ok, 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 ok. Vabbè, poi queste cose le vedremo sicuramente, poi il tutorial continuerà. E nulla, vediamo se possiamo recuperare baby. Ah, giustamente sì, prendi le radiazioni. Però mi ricordavo in Fallout 4 che dalle pompe dell'acqua invece non le prendevi le radiazioni. Niente ragazzi, abbiamo già due missioncine da fare. Vediamo se possiamo, no, come si guardava, così. Allora abbiamo qua il Wayward, ok, molto bene. E appunto dobbiamo raggiungere il Wayward. Però le varie non me le faceva vedere. Non mi fa vedere tutte le mosse. Cioè tutte le mosse, cioè le missioni. Ah, scopri cosa apre la chiave. Ah, mappa. No, beh raga, andiamo al Wayward. Che qua ce n'è da... Siamo qui vicini, facciamo la cosa più vicina. Andiamo al Wayward. Buono Gran Turco. Si può recuperare il Gran Turco. Sì, si può recuperare, guardate qua, perfetto. Sempre buono, Gran Turco. Il Wayward. Siamo, ammazza. Bessie. Salve, Bessie. Erogatore di scorte mediche, usa. Ah, beh, giustamente sì, è il... Paghi per avere... E questo invece cos'è? Erogazione di munizioni. Ok, molto bene, molto bene. Beh, abbiamo recuperato un'arma, poi magari possiamo comprare le munizioni per quell'arma. Vai, entriamo nel Wayward. Interno riservato a squadra, un'area privata dedicata unicamente al tuo personaggio. Ok, solo tu e i tuoi compagni, va bene. Compi scelte per la storia che hanno conseguenze importanti. Questo ovviamente lo è di abitudine in Fallout. I progressi vengono salvati con meno frequenza in un ambiente interno in solitaria. Ok. Ok, ci siamo. Occupati dell'aggressore. Se non mi dici dove si trova il tesoro di Crane, pitturo i muri con il tuo sangue! Ah sì? Fermo lì, fermo lì. Armi, fucile da caccia. Se abbiamo 5 munizioni. E come scavarsi la fossa. Guardati intorno. Tesoro, hai scelto il momento sbagliato per un drink. Ma cosa stai... E tu che cazzo sei? Oh, che cazzo sei tu? Ehi, che succede qui? Sono l'ultimo essere umano che vedrai? Perché non posi l'arma? Non avresti possibilità, parliamo. Beh, ehi, che succede qui? Non sono affari tuoi. Succede che qualcuno pensa che io sappia dove si trova questo enorme tesoro e che stia costruendo il mio locale con dei rottami per divertimento.
Signora, è l'ultimo avvertimento. Quel tesoro ce lo prendiamo noi. E vi regalerò una corsa di sola andata per l'aldilà se non cominciate a spiegare dove si trova ciò che è nostro. Parlami di questi tesori. Magari riusciamo a escogitare qualcosa. Secondo me non c'è nessun tesoro, però. Il tesoro è affar nostro, non tuo. E se non otterrò delle risposte, comincerò ad ammazzare qualcuno. Come vuoi. Non temere, sarò veloce. Ma vai a dormire, vai. Ho detto che sarebbe finita male. Allora, spero tu abbia buone intenzioni e che sia qui solo per bere. Mi hanno già puntato addosso abbastanza armi per oggi. Ok, va bene. Non è esattamente la presentazione che speravo per il Wayward. Beh, in effetti. Scusami, tesoro. Il primo giro lo offro io. Presentazioni con un proiettile in testa. Posso fare qualcosa per te? Cos'è questa storia? Parlava di un tesoro. Non so quanto te, tesoro. È arrivato qui dicendo che dovevo rivelare dove fosse una persona di nome Crane, a cui forse devo aver servito da bere. Da allora, un via vai di delinquenti mi disturba in continuazione. Non è la situazione migliore per gli affari. Eh no. Servito per sistemare questi brutti ceffi. Ah, sto cercando il sovrintendente, che è la nostra missione principale. Il sovrintendente, eh? Allora sei tu. No, non l'ho vista, ma ho ascoltato cosa diceva. In che senso sono io? Nell'accampamento dall'altra parte della strada abbiamo trovato un nastro che ha lasciato per uno dei suoi abitanti, anche se adesso può dirsi superato. Che fosse per te? Sarei lieta di consegnartelo. Però adesso che il tema della conversazione si è spostato sull'aiuto reciproco, forse c'è qualcosa che puoi fare per me in cambio. Ovviamente non si dà niente per niente. E mi darai il nastro del superintendente in caso di cambio di cosa? Serve aiuto per sistemare questi brutti ceffi? Cosa puoi dirmi di questa zona? No, beh, in cambio di cosa? Di una mano con un piccolo intervento diplomatico. Il ragazzo che hai sistemato non è il primo della sua banda che viene qui, ma voglio che sia l'ultimo. Di norma mando i miei a sistemare questo genere di cose, ma siamo in pochi e non ho le persone giuste. Ma se vuoi pensarci tu, posso ricompensarti come si deve. Allora, che ne dici? Va bene. Ci speravo tanto. Bene. Passiamo ai dettagli. Dunque, questi ragazzi sono venuti qui a cercare Crane. Io dico che possiamo sfruttare la cosa. Come ottenere l'attenzione di un branco di teppisti ostinati? Tanto MotoGP fuori dalla finestra, non so se avete sentito. Va bene, allora, inviti per posta, forse, è quello che faceva mia madre per il mio festival di compleanno, che se in effetti non veniva nessuno, nemmeno a quelle. Dai, proviamo con questo. Oh, tesoro. Beh, per quanto sia un'idea apprezzabile, ecco, pensavo che potremmo adottare un'altra strategia. Del tipo? Dammi solo un attimo. Dove vai? Tanto il posto non è neanche male, tutto sommato, eh. Cioè, sarà costruito con i rottami. Sì, dovrebbe andare. Ecco, sappi che la progettazione non è esattamente il mio forte. Tranquilla, nemmeno il mio. Non male. Allora, qui ti ho scarabocchiato il progetto di un'insegna fatta in casa della società di caccia al tesoro Crane. Se non ho fatto casini, include un piccolo sistema di trasmissione integrato. Inviare annunci e attirare l'attenzione della banda dovrebbe essere una passeggiata. Devi solo realizzarlo e tramite questo dire al mondo che sei sul mercato e poi convincere le canaglie che si metteranno in contatto con te a mostrarti dove si nasconde il loro capo. Vi hanno insegnato a realizzare i progetti in quel vault, vero? No. Costruire un'insegna, siamo matti? Non so neppure da che parte cominciare. Beh, in effetti è vero. Oh, merda. E va bene, nuovo piano. Pitturiamo tutti i bramini, poi li
Duchessa, il piano è perfetto. Per la realizzazione del progetto posso aiutare io. Come? Pitturiamo tutti i bramini. Sono dovuto restare nascosto per un po' di tempo, in attesa che uno stupido mostro senza testa se ne andasse via. Per passare il tempo ho letto dei vecchi manuali di addestramento e ho registrato dei nastri. Mort, basta con quei nastri. Hai un'alternativa migliore. Mostro senza testa. Nulla che non riguardi la colorazione del bestiame. E va bene, puoi parlare con Mort. Parliamo con Mort. Hai anche bisogno di alcuni materiali, ma dovremmo averne già a sufficienza per prepararti un bel kit di approvvigionamenti. E ci metteremo dentro anche qualche razione, così non morirai di fame. Quindi forse dovrai ricavare alcuni pezzi di ricambio da questi rottami. Ma visto che mi stai facendo un favore, posso anche procurarti dei materiali per banchi da lavoro. Chissà, magari con l'occasione imparerai qualcosa di utile. Dunque, siamo pronti a metterci all'opera? Facciamolo! Molto, molto bene. Non vedo l'ora di levarci quei maledetti di torno. Una volta scoperto dove si nascondono, assicurati che il loro capo recepisca questo messaggio. Il Wayward va lasciato in pace. Ecco qua, il nastro del soprintendente. Credo che nelle sue intenzioni quell'accampamento servisse ad aiutare i suoi a essere autonomi. Se ti serve un ripasso, forse vale la pena dare un'occhiata. Beh, in effetti. Ok, missione completata, l'anima del Wayward. Parla con la barista, fatto. Trovare la stessa ricetta del progetto e leggerli per la seconda volta non avrà alcun effetto. Potrei tuttavia scambiarli con altri giocatori. Ok, quindi immagino che il progetto lo abbiamo qua. Allora, oggetti, armatura, vestiario, cibi, bevande, provviste varie. Ono nastri. Eccolo qua. Impara una ricetta o un progetto. Ok, pure l'unguento creativo abbiamo imparato. Primo contatto, missione iniziata. Allora, primo contatto, ascolta il registro del soprintendente Camp. Allora, vediamo. Ho sbagliato. No. O non asti, eccolo qua. Essere pronti a ricostruire in un territorio ostile. Fortunatamente la volta è che è preparata. Beh, quindi va bene. Ragazzi, io di cucina, deposito, banco da lavoro, tutto costruito grazie al camp. Vi serve una base. Il centro di assistenza mobile per la produzione è progettato per fornirtene una. Aggiungi risorse, progetta e lavora. Quando sposti il tuo camp, tutto quello che hai costruito viene conservato e reso disponibile per essere allestito nuovamente in un'altra posizione. Usalo per installare una base in territori sconosciuti. Ok. Lo farò. C'è altro? Ti ho lasciato il mio camp, così puoi usarlo tu. So di contraddirmi non portandolo con me, ma dopo aver visto lo stato della palacchia, voglio assicurarmi che ogni singolo abitante del 76 ce l'abbiamo già un camp. Partire con il piede giusto. Abbiamo recuperato nel Bolt. Non posso farne a meno. Ammesso sia ancora in piedi, la città di Flatwoods è lungo questa strada. Ci incontreremo là, soprintendente. Passo e chiudo. Passo e chiudo. Ragazzuoli, passo e chiudo anch'io a questo punto. Noi ci vediamo ovviamente nel prossimo episodio di Fallout. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, supportate tutto ciò, link in descrizione per le social network, un bel like, lasciate sotto i commenti per quanto, cioè, così mi dite, insomma, mi date un feedback per quanto riguarda questa serie.